Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TEF Channel che apriamo con una notizia piuttosto singolare. È arrivata al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia per dei dolori addominali una dodicenne di origini straniere risultata incinta di diversi mesi. Per chiarire i contorni della vicenda sono in corso accertamenti da parte della polizia coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. La notizia è stata riportata dai giornali e da alcuni media locali e la ragazza, ospitata a Perugia da alcuni parenti, è arrivata in ospedale accompagnata da un fratello. Dagli esami è emersa la gravidanza e a quel punto il personale sanitario ha allertato gli investigatori e i servizi sociali. Accertamenti vengono condotti nel massimo riservo, come logico che sia, e riguarderebbero anche un certificato medico stilato nei mesi scorsi nel paese d'origine dell'adolescente dopo una visita dalla quale non era emersa la gravidanza. Sarà trasferito invece in una struttura protetta in Umbria il bimbo di 4 mesi trovato la notte dell'Epifania da due vicini, abbandonato nell'androne di un palazzo di Arezzo dove viveva con il padre, un 40enne di origine sudamericana, e la madre, una 24enne aretina. Il Tribunale dei minori di Firenze ha stabilito che il bimbo resterà nella struttura con la madre a cui è stato affidato e il fratellino. La vicenda è seguita sotto pieno riservo dai servizi sociali aretini. E adesso cambiamo argomento con un comunicato. Infatti la Corte di Cassazione fa delle precisazioni relativamente al caso Polizzi. Ce ne parla Paola Costantini. Con un comunicato stampa la Suprema Corte interviene sul caso Polizzi in relazione alla scarcerazione di Riccardo Menenti. Con riferimento alle notizie di stampa che mettono in relazione l'avvenuta scarcerazione di Riccardo Menenti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Alessandro Polizzi per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, con la mancata fissazione dell'udienza da parte della Corte di Cassazione, si precisa quanto segue. Alla data odierna nessun ricorso per Cassazione dell'imputato risulta pervenuto alla Suprema Corte. La Corte di Cassazione provvederà all'immediata fissazione del processo non appena saranno trasmessi il ricorso e relativi atti alla cancelleria. L'omicidio di Polizzi è avvenuto a Perugia nel marzo 2013. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, dopo le proteste dei familiari di Polizzi, ha incaricato gli ispettori del Dicastero di compiere accertamenti sulla scarcerazione per decorrenza dei termini di Riccardo Menenti, l'assassino della giovane vittima. L'omicida era entrato di notte nell'appartamento dove Polizzi viveva da poco con la sua fidanzata, Giulia Tosti, sparando poi ad entrambi. La ragazza rimasta ferita fu picchiata con la pistola che si era inceppata. Menenti era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Polizzi e per quello tentato di Giulia Tosti, ma è uscito dal carcere di Terni il 10 gennaio su disposizione della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, che aveva indicato questa data già nella sentenza del 19 giugno scorso, se non fosse intervenuta nel frattempo una sentenza definitiva. Secondo gli accertamenti fatti dalla Cassazione, presso la Cancelleria della Suprema Corte non è pervenuto alcun fascicolo con il ricorso di Menenti, che dovrebbe essere trasmesso dalla Corte d'Appello di Firenze. Dopo il presidio e il blocco della produzione che andava avanti da 10 giorni alla Trafomec di Tavernelle, i lavoratori hanno ripreso oggi l'attività ma attendono ancora la data dell'incontro con la proprietà. Ce ne parla Elena Ballarani. Sono tornati al lavoro questa mattina i 100 dipendenti del sito produttivo di Tavernelle della Trafomec Europe S.p.A. Dopo il lungo sciopero cominciato il 10 gennaio scorso, l'azienda, che fa capo alla multinazionale cinese Inductech, ha fatto un passo avanti verso i lavoratori annunciando il pagamento delle retribuzioni arretrate relative al mese di dicembre e parte della tredicesima. Ma soprattutto lo sciopero è stato sospeso perché c'è stata la disponibilità da parte dell'azienda ad un incontro con le maestranze sul piano industriale e sulle prospettive del sito umbro. Incontro che però non è stato ancora convocato e fino ad allora i lavoratori hanno stabilito che, nonostante sia stato sospeso lo sciopero e la produzione sia ripartita, proseguirà lo stato di agitazione in fabbrica con la sospensione degli straordinari. Sindacati ed RSU di FIOM CGL e FIM CISL hanno interrotto il blocco della produzione, ma al tempo stesso chiesto alla proprietà di chiarire con quali e quanti investimenti l'azienda intenda concretizzare le sue prospettive di sviluppo, quali progetti e quali prodotti saranno realizzati, per quali mercati e con quale organizzazione aziendale.
Alla mobilitazione con il presidio davanti ai cancelli della fabbrica avevano preso parte anche il sindaco di Panicale, Giulio Cherubini, e quello di Piegaro, Roberto Ferricelli. Importante accordo stipulato tra i comuni di San Giustino e Citerna per la gestione dei rifiuti. Sentiamo proprio le parole dei due sindaci, Fratini e Paladino, e dell'amministratore unico di Sogepu, Cristian Goracci. È una giornata importante per le due comunità di San Giustino e di Citerna. Abbiamo trovato un accordo insieme a Sogepu, che è l'ente gestore dell'isola ecologica di Pistrino, per far sì che i cittadini di San Giustino possano venire in questo periodo, temporaneamente, in questi mesi, a portare i rifiuti di San Giustino nell'isola ecologica di Pistrino. Il motivo è perché in questo periodo l'isola ecologica di Selci, quindi del comune di San Giustino, avrà degli interventi di ristrutturazione, e quindi il comune di San Giustino aveva l'esigenza di poter usufruire della nostra isola ecologica, che noi come amministrazione comunale siamo stati ben lieti di poter concedere. Si apre una nuova pagina per San Giustino, in cui andremo appunto a spingere ancora in maniera più forte sulla raccolta differenziata, togliendo anche i cassonetti stradali, incentivando ancora di più, diciamo, questa buona pratica per l'ambiente. Però questa mattina era anche un modo per sancire, se ci fosse stato bisogno, insomma, questo rapporto stretto che c'è tra il comune di San Giustino e il comune di Citerna. Da quest'anno sul comune di San Giustino siamo partiti con una gestione integrata. Questo significa che nel giro di pochi mesi la cittadinanza vedrà degli importanti cambiamenti, con investimenti sui mezzi, cassonetti, organizzazione del servizio e anche rifacimento e adeguamento dell'isola ecologica di San Giustino. Per fare tutti questi interventi è stato necessario portare le due realtà locali alla collaborazione. Qui registriamo la disponibilità di tutti, il comune di Citerna e il sindaco e l'assessore vanno sicuramente ringraziati. Daranno praticamente la disponibilità del loro centro di raccolta per il comune di San Giustino, il che consentirà di poter fare gli interventi di adeguamento. Una bella pagina di collaborazione tra gli enti che consente alla nostra società di realizzare servizi migliori nell'interesse dei cittadini. Il Dipartimento di Prevenzione della USL Umbria 1 ha istituito un servizio per il controllo sanitario dei lavoratori esposti ad amianto. Lo ha fatto nell'ambito di un'ampia attività di prevenzione dai rischi legati proprio a questa sostanza e, come previsto anche dalla normativa, in particolare il servizio gratuito, ha lo scopo di fornire ai cittadini informazioni sui rischi per la salute derivanti dall'esposizione ad amianto, assistenza per la diagnosi delle malattie, anche professionali, correlate al materiale e per il riconoscimento dei benefici previdenziali legati proprio alle pregresse esposizioni ad amianto. Cambiamo adesso decisamente argomento, andiamo ad Assisi perché venerdì prossimo, 24 gennaio, sarà presentato il manifesto di Assisi nel Salone Papale del Sacro Convento. Intanto stamattina a Palazzo Donini sono stati svelati alcuni dettagli che ci racconta Alessio Romanelli. Sarà presentato venerdì 24 gennaio alle 9.30 nel Salone Papale del Sacro Convento il Manifesto di Assisi, un documento contro la crisi climatica che ha già raccolto oltre 1.500 adesioni tra rappresentanti di istituzioni, mondo economico, politico e della cultura. Intanto questa mattina a Palazzo Donini si è svolto un incontro sul manifesto durante il quale sono stati presentati i dettagli dell'appuntamento di Assisi. Il manifesto di Assisi è la base di una nuova alleanza per un'economia a misura d'uomo contro la crisi climatica. È un'alleanza molto estesa, trasversale, la più estesa che io conosca, in cui una parte importante dell'economia italiana, nei promotori del manifesto, oltre alla Fondazione Simbola e al Convento d'Assisi, c'è il presidente di Confindustria, il presidente di Coldiretti, l'amministratore delegato dell'Enel, quello della Novamont, ma anche tante espressioni della società civile, associazioni, gruppi locali e della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, da Renzo Piano a Zamagni, per capirci.
Io credo che l'entusiasmo che si sta creando attorno al manifesto di Assisi, che è frutto della Laudato Si, sia davvero una svolta epocale, una svolta culturale, una svolta ambientale. Le istituzioni devono fare la loro parte, perché sicuramente l'argomento è un argomento che ci deve vedere protagonisti da qui ai prossimi anni. Diciamo che dal punto di vista della sostenibilità ambientale e dei problemi che oggi sono sul tavolo, delle variazioni climatiche, sicuramente ci dobbiamo adoperare e non possiamo permetterci di rinviare. Questo su più profili, più ordini di fattori, e naturalmente noi ci siamo, perché la tutela della salute e dell'ambiente è sicuramente una priorità per la mia amministrazione. Il mercato delle gaite di Bevagna e il Museo della Ceramica di Deruta sono stati selezionati per concorrere al premio Frankovic 2020. Ci sono anche il mercato delle gaite di Bevagna ed il Museo regionale della Ceramica di Deruta tra i 7 musei e siti selezionati per concorrere al premio Riccardo Frankovic 2020, un premio istituito a partire dal 2013 dalla Società degli Archeologi Medievisti Italiani, che viene conferito al museo o parco archeologico italiano che rappresenta la miglior sintesi fra rigore dei contenuti scientifici ed efficacia della comunicazione degli stessi verso il pubblico dei non specialisti. È un modo proprio per confrontarci con Deruta e per sottolineare quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche dei nostri due borghi e mettere in evidenza appunto le nostre bellezze. Abbiamo anche ragionato con il sindaco di Deruta di una possibile collaborazione durante il mercato delle gaite. Questo sicuramente sarà per noi un grande onore. Una grandissima opportunità per i nostri territori, per il Museo regionale della Ceramica, che è uno dei musei più importanti al mondo, monotematici sul settore appunto della ceramica artistica. Noi è un'opportunità che vogliamo cogliere al volo, che vogliamo sfruttare insieme all'altra città umbra rappresentata, che è il comune di Bevagna, perché quello che noi andiamo a proporre non sono solo le eccellenze delle singole realtà, ma sono eccellenze della regione dell'Umbria che vanno sempre più promosse e vanno sempre più create le condizioni per valorizzarle a livello nazionale e a livello internazionale.